mi dovete fare un applauso perché sto registrando questo video con non so quanti gradi faranno, ma è talmente tanto caldo che sto schiumando praticamente, senza ventilatore, senza niente, perché sennò vi darebbe fastidio nell'audio del video. Ah raga, buongiorno e benvenuti in questo istimo video, sono Alessia e oggi sono qua tornata appunto con un nuovo video. Il video di oggi sarà un video che mi avete richiesto in tantissimi, ovvero l'haul estivo. Ho comprato alcune cosine da due negozi, Bershka e Shein, e vi farò vedere le cose che ho comprato, vi dirò i prezzi e tutto quanto. Inizio con il dirvi che tutti i link di tutte le cose le trovate nella descrizione e che questo video non è una sponsorizzazione, quindi quello che dirò sarà veramente il mio parere, anche se io anche nelle sponsorizzazioni dico il mio parere. Però vabbè, comunque. Iniziamo da Bershka, perché ho comprato solamente due cosine da Bershka. La prima che vi faccio vedere sono questi pantaloni larghi che sono costati, mi sembra 25,99, ma adesso ve lo faccio vedere. Sì, 25,99. E allora, ho sbagliato taglia, ho preso una 32, io in realtà avrei una 34. Però la 34 mi sta, diciamo, un po' larghetta, cioè non mi sta proprio giusta, quindi potrebbe essere che la 32 mi stia bene, poi lo proverò insieme a voi perché io non l'ho provata queste cose. E questi li ho presi perché ho gli stessi pantaloni beige e mi sono piaciuti tantissimo, e quindi ho detto vabbè, li prendo anche neri. Tra poco prenderò anche quelli azzurri perché sono fantastici questi pantaloni e poi calzano stra bene. La seconda cosa che ho comprato, sempre di taglia sbagliata perché sono stupida, ho preso una 32 anche di questi, sono questi pantaloncini qua bicolore. Questi sono costati 29,99, li avevo già provati in negozio ma non mi avevano proprio convinto tantissimo, quindi ho detto boh vabbè, aspetto. E allora poi li ho rivisti sul sito e ho detto dai vabbè, li prendo, e sono veramente stracarini, sono fatti così. Sono grigi, una parte è più scura e una parte più chiara. Semplici, molto molto belli. Poi passiamo con il pacco di Shein. Questo mi è appena arrivato, quello di Bershka mi è arrivato dopo tipo due giorni, mentre quello di Shein ci ha messo un po' ad arrivarmi. Allora, vi dico in realtà quanto l'ho pagato io, perché ho usato un coupon di sconto e non riesco a vedere i propri prezzi, vi dico quanto l'ho pagato io. Allora, innanzitutto iniziamo con gli accessori e i vestiti. Iniziamo con gli accessori, dai, giusto che, dato che ci siamo, così poi passiamo ai vestiti. Allora, ho preso due paia di occhiali, che adesso vi faccio vedere subito. Ho preso questi. Questi qua io li ho pagati 2,94 euro. Sono fatti così, penso che tutti quanti li conosciate. E niente, non avevo occhiali da sole e quindi ho detto vabbè dai, prendiamoli. Gli occhiali di Shein dicono tutti quanti che sono fantastici, infatti vengono anche della scatolina, tutti belli carini, sono soddisfatta. Mentre poi ho preso lo stesso modello però marroni, e sono questi qua, da lì sembrano tipo bianchi penso, ma in realtà sono beige con le lenti un po' più marrone scuro, e questi qua li ho pagati 3,40 euro. Poi ho preso tre borse. La prima è questa qua, bianca. Questa qui l'ho pagata 7,01 euro. Così, veramente veramente carina. È in tipo, cioè non so se riesce a vedere, esatto, tipo in, non so se si dice vinilico, boh. Vabbè, comunque non è in tessuto, è tipo un... Penso che riusciate a capire di che materiale è facendovela vedere così, è tipo specchiata, tra virgolette. Altre due borse, come vi ho detto prima. La prima è questa qua, sempre dello stesso stile perché sto usando sempre queste borsette qua. Anche se questa mi sembra tanto piccolina, anche tipo la stracolla. Boh, vabbè, in realtà manco troppo. Questa qua è marroncina, che sono in un mood anche marrone. E in più, ecco l'altra, ho preso questa qua, identica a quella marrone, solamente che nera. Quella marrone e quella nera sono in tessuto. E adesso vi dico anche quanto costano. Entrambe costano 7,01 euro. Tutte e tre le borse costano 7,01 euro. Passiamo ai vestiti. Ho preso dei capi molto basic, perché ho notato che mi mancavano le cose tipo, diciamo, molto più tranquille, scialla, che puoi usare con tutto. Quindi ho deciso di prendere questo tipo di genere, questo genere di cose.
Allora, iniziamo con questo che non so cosa sia. Ok, questo è un vestitino di quelli attillati che piacciono a me. Ho paura che sia trasparente perché guardate. Sì, forse è trasparente, lo proverò poi nel corpo. Questo qua l'ho pagato 9,05 euro. E niente, l'unica differenza tra quelli che ho, di quelli che ho io è che ha le spalline così. Le altre le compro sempre tipo a maniche corte. Non lo so se è trasparente, bisogna che lo provo. Poi lo proverò insieme a voi. E ho preso un XS di questo. Questo è il vestito. Allora, è molto carino. Non mi sembra sia troppo trasparente, cioè per niente. È un po' tanto lunghetto, cioè potranno farlo un po' più corto, però è regolabile, quindi alla fine ci sta. Cioè qui potete regolarlo. Veramente veramente molto carino. Poi questo, cos'è? È che non mi ricordo, raga, l'ho comprato tipo 2-3 settimane fa. Ah, ok. Questa è una sorta di polo, solamente che tipo crop, cioè tipo corta, marroncina, semplicissima. Questo ho preso un XS ed è costata 9,04 euro. Oddio, adoro il tessuto. Cioè tipo tutto molto leggero, molto fantastico. Questa qui mi è piaciuta tantissimo, devo provarla. Raga, questa è la maglietta. Penso sia stata una delle magliette più belle che io abbia mai comprato su Shein. Davvero davvero carina. Anche questa molto corta, come piace a me. È talmente tanto versatile, cioè la potete mettere con tutto. Quindi è davvero fantastica. Allora, prendiamo questo. Cos'è sta roba? Non mi ricordo di averla comprata, aspettate. Sì, ok, l'ho presa. Sono io che sono stupida. Allora, questa qua è una maglietta corta che qui davanti tipo puoi accorciarla ancora di più con uno scollo a V. L'ho presa bianca e l'ho pagata 4,52 euro, taglia XS. Questa è la maglietta, raga. A me è piaciuta molto perché non è trasparente. Si intravede il mio reggiseno, ma ho un reggiseno nero, quindi pure io con qualsiasi maglietta bianca, se metti il reggiseno nero, si vede. Allora, è scollata qua, come vi ho detto, a V. E niente, molto carina qua, la potete regolare perché potete farla anche un po' più lunga se volete. Ma a me personalmente non piace, cioè la preferisco corta. Se fate così diventa così corta. E nulla, semplicemente i lacci li ho trovati un po' troppo lunghi. Potevano farli più corti, ma questo è una piccolezza. Oddio, sto riempendo il mio letto di cose. Ah, ok. Questi sono, allora praticamente io sono, ho girovagato su Shein e ho visto questo tipo kit con 4 top tipo a canotta di 4 colori diversi, molto semplici e tranquilli. L'ho pagati 13,57 euro. E viene il top a canotta marroncino, top a canotta nero e il top a canotta grigio. Ah, e ne manca uno. Il top a canotta bianco. Mi sembrano fatti veramente molto bene, cioè il materiale mi piace. E li ho presi perché, come ho detto, volevo andare molto sul basic, cioè sul basic. Ovvero capi che uso spesso. Magari mi ritrovo con una gonna stampata e non riesco a abbinarci niente sopra perché non ho niente di liscio liscio. E quindi niente, poi uno di questi top sarebbe fantastico anche per stare a casa, cioè fantastici. Allora, questo è il top a canotta. Ho provato il nero, non vi riprovo degli altri colori perché tanto sono esattamente uguali, cambia solamente il colore. Lasciate perdere la mia abbronzatura, che ho l'abbronzatura qua, le maniche, è un casino. Oggi prendo il sole per bene perché io vado sempre a cavallo, quindi ho l'abbronzatura della maglietta. Oggi prendo il sole per bene, ve lo prometto. Mi è piaciuto tanto perché sono, come ho detto, capi molto versatili che posso mettere con tutto, anche con qualcosa sopra, eccetera. E non mi ricordo, e questi qua l'ho presi taglia XS. Andiamo con questo. Forse ho capito cos'è e questa mi sono pentita di averla presa. È una gonna, oddio, fatta così, è davvero veramente carina, è davvero davvero carina, non so se mi starà,
Mi sono pentita di averla presa perché io ce n'ho una molto simile, azzurra, sempre di questa tonalità. Quindi ho detto, potevo prenderla tipo lilla, rosa, quello che è. Vabbè, ho preso comunque un XS e è costata 7,24€. Ho paura che mi stia larga in vita, raga. Poi scopriremo tutto quanto dopo. Questa è la gonna, raga, e come avevo previsto mi sta decisamente troppo larga. Cioè, guardate quanto mi sta larga. Però siccome ho la cucitura qua di fianco, può essere che me la faccia stringere da mia nonna. Per il resto però mi piace come gonna, cioè è carina. Non so se è tipo trasparente o qualcosa, ma penso di no, eh. Ha un tessuto molto leggero, molto... non so come farvi capire, sembra quasi tipo seta. Forse è di seta, però io non vedo mai queste cose. Non so se è l'ultima cosa, no, non è l'ultima cosa, penultima cosa. Ho questa maglietta qua che io l'ho vista addosso a tutti. È così, marrone, con scritto Honey, molto corta, e dietro c'è questa cosa qua che non l'avevo vista, vabbè, comunque. E questa qua l'ho pagata 5,42€ e è la taglia XS. Allora, questa è la maglietta, a me è piaciuta davvero tantissimo, molto carina, davvero corta, perché è veramente molto corta, quindi se avete... magari un po' più di seno rispetto a me, prendetela una taglia un po' più lunga, perché sennò, tipo una taglia in più, perché sennò vi rimane veramente troppo corta. I prezzi che vi sto dicendo sono quello, i prezzi che ho pagato io, perché in realtà il prezzo originale sarebbe un po' più alto di questi prezzi qua che vi sto dicendo, perché io ho usato un coupon di sconto che poi non mi ricordo qual era, quindi vabbè, non sono i prezzi che trovate nel sito, quindi vabbè. Però niente, questa mi piace molto. Ci sono le cose veramente molto carine, però dovete saperle comprare, dovete guardare le recensioni, dovete guardare le foto che la gente mette. Infine ho preso dei pantaloni che hanno praticamente tutti, che sono questi jeans qua, sono classici, ce l'hanno tutti questi jeans. Ho preso un XXS, ma non so se mi sta bene, perché guardandola da qua mi sembra un po' larghetti. Mi sembrano un po' larghetti. E sono dei wide leg strappati, neri, semplicissimi. Allora, questi sono i jeans, sono fatti così, wide leg, quindi qua sono larghi. Devo dirvi che a me piacciono tantissimo, mi stanno un po' larghi come potete vedere qua, ma veramente di poco, e sinceramente molto spesso mi capita che i jeans mi stiano larghi qua in vita, però se li prendo di una taglia più piccola poi mi stanno troppo corti. Quindi, siccome mi calzano benissimo, stanno davvero bene, hanno questi strappi qua e questi qua, penso che tutti quanti ormai abbiate visto questi jeans da qualche parte, perché ce l'hanno tutti. Sicuramente quando li laverò poi si ristringeranno un po', perché ci fanno tutti i miei jeans, quindi non è un problema. Poi se non succede, anche con questi li faccio stringere un po' in vita da mia nonna, che lei è sarta, quindi riesce a farlo tranquillamente. Niente raga, adesso io vado a registrarvi le clip in cui provo le cose, perché ancora io non le ho provate, e vediamo se so quanto mi sta bene. Voi avrete già visto prima di me praticamente la mia reazione alle cose. Il video si conclude qua, io spero vivamente che vi sia piaciuto. Se è così lasciate tanti pollicini in su, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video, così che arriviamo subito ai 30.000. E noi vi mando un bacione e noi ci vediamo dal lunedì al venerdì, tutti i giorni alle 6 di pomeriggio qua sul canale.